di quelli che erano in partenza, ma per vincere il mondiale bisogna vincere anche le gare. Dunque adesso la Ferrari sembra competitiva in gara, ma ha finito comunque a 10 secondi di un pilota che mai è stato di survate Vettel, e dunque un qualcosa lo devono veramente portare, è più che urgente. Ingegnere, allora, spieghiamo ancora una volta, se è possibile, quell'attimo in cui questa vettura di Sebastian Vettel comincia a scintillare e poi riesce a risolvere il problema. Allora, ci sono tante possibili interpretazioni, due le abbiamo date in diretta e le ripetiamo. Una, un probabile cedimento di uno dei supportini dei tiranti che mantengono il cosiddetto T-tray, vale a dire la parte terminale iniziale del fondo. Due, un correttore d'assetto potrebbe essere quello che abbiamo vietato, che abbiamo visto, che abbiamo fatto vedere ai telespettatori prima della gara. Terza ipotesi, in quelle circostanze Vettel stava effettuando dei doppiaggi, quindi ha utilizzato il DRS, ha aumentato di tanto la velocità, la macchina si è schiacciata di più, perché l'ha fatto per due o tre giri e poi non più. Quindi sono tre le possibilità, ne abbiamo lanciate due in diretta, adesso vediamo, magari la Ferrari vorrà vederci chiaro e capiremo qualcosa in più. Di sicuro quello che abbiamo visto, in particolare meccanico, sembra un particolare meccanico azionato da un dispositivo idraulico. Non so fino a che punto bisognerebbe avere. Vedremo se ci saranno ricorsi da parte della Ferrari, vedremo se ci saranno reazioni anche da parte dei responsabili, appunto, della federazione. Ivan Capelli, anche il tuo pensiero adesso a mente fredda a fine gara. Direi che Fernando non poteva aspettarsi che di fare questa gara. Partiva quinto, il suo obiettivo era quello di rimanere attaccato a Sebastian Vettel, lo ha raggiunto stringendo i denti con una partenza strepitosa, perché se fosse rimasto davanti ai due McLaren fin dal primo giro probabilmente avrebbe avuto più modo dal punto di vista vicino alle Red Bull, però ancora una volta si dimostra un pilota che è veramente all'apice di quello che è la sua maturità agonistica, sta battagliando contro la Red Bull, contro Sebastian Vettel, contro Mark Webber, contro tutti praticamente, però è veramente strepitoso, gli ha stretto i denti e è riuscito a trovare un secondo posto che mantiene vivo quello che è la sua voglia di vincere Ciao questo Natalia. mondiale, di determinazione ovviamente. Adesso è un messaggio chiaro questo alla squadra, io sono arrivato fin qui, adesso supportatemi voi da Abu Dhabi in poi. A tuo avviso come sai prenderanno delle conseguenze a questo fatto del fondo che toccava, che potrebbe essere stato determinato da queste ipotesi che appunto si metteva prima sul piatto il nostro ingegnere? Ma ci sono state pa parecchie forature durante il Gran Premio, abbiamo visto parecchi pneumatici posteriori che hanno ceduto. Detriti non c'erano sull'asfalto, all'interno del pneumatico c'è del materiale metallico nella carcassa, in minima presenza, può essere quello, ma non credo. Credo più invece al fatto che la Red Bull abbia avuto un problema tecnico, che il fondo abbia cominciato effettivamente a strisciare sull'asfalto e che poi per o un'usura dello stesso fondo piuttosto che un'alchimia particolare meccanica, si è riuscito probabilmente a ritornare a posto. E qui adesso, se io fossi la Ferrari e soprattutto se fossi Fernando Alonso, guarderei negli occhi Stefano Domenicali e Massimo Rivola e direi